Ragazzi, buongiorno! Ragazzi, buongiorno! Siamo sul canale di Umberto Milano! No, non ci posso credere! Ma cosa stai facendo? Niente! Ma sei pazzi? Non stiamo facendo niente! Adesso l'interno, vediamo se sono preparati o no. Sul mio canale, solo persone preparate posso ospitare. Ragazzi, buongiorno! Questo è il vero, ragazzi, buongiorno! Questo è quello vero! Allora, oggi qua sono venuti a trovarmi Street Gorilla, lascio poi i loro contatti qua sotto nella descrizione, andate a iscrivervi nel loro canale perché sono veramente tosti questi ragazzi. Grazie. Loro sono specializzati nel fitness, ma soprattutto nel calisthenics, vero? Assolutamente sì. E allora, visto che devo interrogarli, la prima domanda: cos'è la hollow position? Se fate calisthenics, ditemi cos'è questa hollow position. Allora, la hollow position è la posizione principale del calisthenics. Sì. Allora, diciamo che è una delle prime che si imparano. Sì. Ci sono diversi modi, ma diciamo quella base è scapole depresse, giusto? Depresse, sì, però lì stai facendo già di più. Una protrazione, mi stai dicendo. Esatto, protrazione scapolare. Depressione. Depressione, addome dentro e glutei contratti. Glutei contratti. Questa qua. No, Ai, sabato mi porto con me in un corso. Dai, va bene. Andiamo al corso a Milano sabato. Un po' di ripetizione. Un po' di ripetizione andiamo qua. Lasciamo. A parte gli scherzi, allora oggi ho il piacere di ospitare gli Street Gorilla che sono venuti a trovarmi da Milano. Sono venuti qua a Torino. E allora abbiamo piacere di farvi qualche domanda. No? Così è un modo per farvi conoscere al pubblico e far conoscere anche un po' i vostri futuri progetti. Perché questi ragazzi hanno fatto una gran bella cosa: si sono licenziati, hanno deciso di far sì che la loro passione per l'allenamento potesse diventare il loro lavoro, è vero? Sì, assolutamente. Raccontate sì. Un po' quello che avete fatto, perché magari anche altri ragazzi appassionati di allenamento magari hanno piacere o vorrebbero fare quello che siete riusciti a fare voi. Date magari possiamo partire dal dire che noi, come potete vedere, siamo in due, siamo amici da praticamente sempre, ci fidiamo l'uno dell'altro, quindi fare questa scelta è stata più facile. Diciamo che avevamo, ci siamo motivati a vicenda. Sì, diciamo, avevamo questo sogno, ci crediamo tantissimo in questo progetto, quello appunto di lavorare nel mondo del fitness, di avere una palestra tutta nostra. Abbiamo un'idea proprio nostra di centro fitness. E abbiamo fatto questo progetto, siamo andati contro praticamente tutto e tutti, contro i nostri genitori che dicevano: no, ma tenete il lavoro sicuro, non rischiare, mi raccomando. Noi invece ci credevamo tantissimo, abbiamo avuto il coraggio e l'abbiamo fatto. Siamo licenziati, abbiamo il nostro lavoro a tempo indeterminato, ma quando ragazzi credete in qualcosa, veramente fatelo e buttatevi. Bisogna crederci, bisogna lavorare duro, chiaramente. Non è che le cose te le regalano. Cioè, avete perso il posto fisso. Esatto. Per aprire una palestra. Dov'è che aprite questa palestra? A Rozzano, Milano Sud. Milano Sud. Quando sarà inaugurata? Quando A gennaio ci sarà l'apertura, sicuramente. L'inaugurazione adesso vediamo un attimo, ma comunque a gennaio la palestra sarà aperta. In base a quando sarà pronto tutto, in modo tale che sia tutto a tocchino. Quindi, ragazzi, segnatevi Milano Sud, chi è lì nelle zone, che vuole praticare che cosa? Principalmente farete calisthenics. Phoenix, bodybuilding, powerlifting, okay, un po' di corsi, sì. Ma allora poi quando aprite diamo poi la notizia ufficiale dell'apertura. Certo. Ma allora adesso conosciamoli un po' questi ragazzi, così capiamo un po'. Quanti anni avete? 27. 27? 27. Sì. Ok, quindi prima avevate il vostro lavoro e avete iniziato ad allenarvi e fare calisthenics partendo. Come mai vi è presa la fissa per l'allenamento a corpo libero? Beh, classico, io ho iniziato perché guardavo appunto i video di Hannibal for King. Tutti come Hannibal, tutti, chiaramente. Il vero mentore è lui. Sì, il vero mentore è lui. No, mi piaceva molto la sua possenza, la sua forza fisica, il fatto che poteva appunto allenarsi ovunque e aveva un fisico veramente anche molto possente, diciamo. Anche gratuitamente. Sì, poi dopo le cose sono evolute, sono cambiate, però comunque il fatto di avere questa persona molto forte, molto prestante, che faceva esercizi apparentemente assurdi, quasi impossibili, ha motivato molti di noi. Certo. Ha motivato tantissimi di noi. Esatto. Comunque ha dato il via proprio a una nuova era di ginnastica a corpo libero, orientata sul calisthenics, praticata nei parchi, oppure nascono centri, come anche il vostro sarà, dove sarà possibile praticare allenamento a corpo libero con esercizi particolari. Bene, qua ti devo di nuovo bocciare perché il cellulare scusi, devi telefono qua suona, non me lo ritiri perché è nuovo. Dopo ritiriamo il cellulare. Io praticamente ho cominciato per lo stesso motivo, però mi ero iscritto in palestra. Dopo un po' che andavo in palestra ho avuto il bisogno, questa necessità di voler cambiare, iniziare a fare allenamenti a corpo libero e via via insieme poi comunque sia ci siamo appassionati sempre di più, siamo diventati sempre più forti,
sempre più in forma. Ma il vostro obiettivo, voi avete deciso di fare allenamento a corpo libero, ma il vostro obiettivo dell'allenamento qual è? Perché comunque è una domanda che tanti chiedono. Assolutamente. E io poi adesso conosco un po' la vostra storia, vi ho visti anche fisicamente. Tanti chiedono se sia possibile fare massa a corpo libero, costruire massa. Il vostro obiettivo qual è e cosa avete fatto? Esatto. Proprio noi siamo più improntati verso l'endurance e verso la costruzione del fisico. Ok. Quindi assolutamente sì, è possibile mettere massa a corpo libero. Anzi, vi dico, io non so se hai visto, ho fatto un video un po' di tempo fa. Ho subito un intervento molto importante dove ho perso 10 kg e comunque ho rimesso tutta, appunto, cioè ho preso peso facendo calisthenics, perché quello che conta è possibile. L'allenamento, l'alimentazione, quindi ecco. E a proposito di alimentazione, che hai parlato di alimentazione, voi mangiate in maniera particolare oppure che così potete dare ai ragazzi che si avvicinano a questa disciplina per interagire con l'alimentazione e anche l'allenamento? Ah, siamo diversi io e lui. Io ad esempio adesso sto seguendo un nutrizionista, quindi sto seguendo una dieta. Ah, ok, benissimo. Ora sono in fase di massa, anzi è proprio una leggera ipercalorica. Ok. Successivamente poi farò una body recomp, quindi una ricomposizione corporea. Mentre ad esempio lui... Io in realtà mangio praticamente tutto, da però qualche mesetto ho cominciato a pulire un po' l'alimentazione ed effettivamente mi sono scannato ancora di più. I risultati, cioè, poi ci vediamo anche le foto in sovrappressione di questi ragazzi e vediamo che sono belli asciutti e belli voluminosi. Comunque, a dimostrazione che col corpo libero funziona veramente, anche perché appunto il nostro obiettivo principale è sempre l'aspetto estetico. E stiamo cercando di trasmetterlo a tutti quanti in modo tale che incominciate anche voi a fare calisthenics. Okay. Uscite da queste palestre con i pesi e andate nelle palestre di calisthenics. Si fa calisthenics. Quante volte vi allenate la settimana? Beh, io 4 almeno 4 volte. Quante ore più o meno per ogni allenamento? 2.5 almeno. Ah, quindi avete un po' il volume di allenamento. Sì, diciamo che io divido l'allenamento, anzi noi dividiamo l'allenamento in due parti. La prima dedicata alle skill, quindi magari alleniamo 2-3 skill, poi dipende un po' dalla scheda. E poi la seconda parte è dedicata o a circuiti appunto più muscolari, circuiti di endurance, ipertrofia muscolare, oppure alleniamo le gambe chiaramente, quindi c'è un giorno dedicato alle gambe, 2 all'endurance e poi magari 1 alle zavorre, poi dipende un po'. Ok, quindi siete comunque un allenamento completo, facciamo un allenamento completo, non solo esclusivamente appunto skill, perché non ci sentiamo forti solo in quello, vogliamo essere atleti. Il nostro obiettivo è diventare completo. Esatto, perché l'obiettivo comunque è star bene, crescere, avere un buon volume muscolare ed essere in grado di fare un po' di diciamo che essere grossi un pochino ci interessa. Essere prestanti esteticamente e a livello di forza, diciamo. Ok, perfetto. E visto che il calisthenics è una disciplina comunque tanti si avvicinano, tanti guardano i video su YouTube, però succede tanto spesso che anche i ragazzi poi si fanno male. Voi toccatevi, vi siete fatti male, avete avuto degli infortuni recenti comunque nella pratica del calisthenics? Consigli da dare a chi ci sta seguendo per cercare di evitarli? Io no e mi tocco, per fortuna. Anch'io no e mi tocco anch'io. Ho avuto parecchi infortuni, soprattutto nelle parti delle spalle. Non so esattamente quale sia stato l'esercizio che mi ha creato questa problematica. Credo sia stato quello. Ho avuto un problema che sono stato fermo 6 mesi. Mi era venuto la tendinite, sono spinato di tutto. Penso che sia stato il back lever fatto nella forma sbagliata, a banana, cioè spalle all'indietro, cioè fatto male, diciamo, non era in forma corretta. Okay. Anche io in un video ho parlato anche del back lever come uno degli esercizi più potenzialmente pericoloso. Diversi ragazzi sono strappati il bicipite con il back lever, quindi può dare problematiche sulle spalle, può dare proprio problematiche a livello muscolare sul bicipite. Poi diciamo ho avuto anche un problema a livello, mi sono strappato l'addome. Quindi L'addome? Ho avuto uno strappo d'addome, sono stato fermo 2 mesi. Ho fatto esattamente un pull up e nel sit, probabilmente a freddo, ma non che non ero, cioè, allenato da anni già, non so come mai, strafitta, ho continuato comunque sì a allenarmi, non mi sono fermato, il giorno dopo non ho sentito, altri 3 mesi fermo. Azzurra. Comunque sia, le spalle bene o male. Consigli da dare ai ragazzi per evitare questo. Esatto. Sicuramente scaldatevi sempre, assolutamente, almeno 15 minuti, fate dello stretching fatto dinamico, come si deve, dinamico per mobilizzare bene le articolazioni e fate le cose con calma, cercate, non correte, non dovete correre, tanto il risultato arriva, è meglio prenderlo, acquisirlo lentamente che andare veloci, e magari arrivare poi avere un calo, perché poi
Esatto, e bene, se doveste dare un consiglio a chi sta per iniziare l'approccio al calisthenics, cosa potreste dirgli questa... Ma allora, il consiglio è sempre quello. Lavorate tantissimo sulle basi, quindi pull up, dip, push up, lavori anche molto specifici per il core. Okay. Quindi appunto la hollow position è veramente molto importante per chi comincia calisthenics. E soprattutto anche date molta cura anche alla mobilità, cioè che dovete essere appunto molto elastici per poter fare certi esercizi. Anche perché più elastico sei, più facile. Certo, l'elasticità muscolare e la mobilità articolare sono fondamentali per la messa in pratica in maniera corretta di tantissimi esercizi. Bene, allora qua è stato un piacere avervi con me, ragazzi. Anche per noi. Salutiamo tutti e ricordiamo che li trovate, metto i loro contatti, andate sul loro canale e presto vi daremo la notizia dove sarà di preciso la loro palestra e il giorno dell'inaugurazione. Certo. Assolutamente. Okay. Aspettiamo tutti, numerosi, e facciamo un casino. Loro sono casinisti, ma un casino. Ciao a tutti. Ciao.